A che ora finiamo noi? Alle 13, ok. Allora, prima di pranzo volevo finire un po' come insomma, da scaletta, chiudere la parte tendenze, condizioni e anche strumentazione del contesto attuale rispetto a fare progettazione sul territorio, che poi sia RSI, sostenibilità, mondo imprese, enti pubblici, viene un passaggio successivo questo. Per chiudere poi verso la fine della mattinata con appunto un'introduzione al perché e come sono nati, almeno delle esperienze che ho io, i laboratori di responsabilità sociale che stiamo seguendo, che invece andrò a approfondire nel pomeriggio. Così entriamo più nel dettaglio con la casistica. Ora, continuo a finire la parte appunto più legata alla governance sulla parte partecipazione o progettazione, che poi ci torna dietro dopo. Anche su questo, cioè anni fa non c'era tutta questa moda della partecipazione o della progettazione partecipata, poi adesso la si colora con terminologie tipo innovazione collaborativa, networking, co-design, cioè ogni giorno bisognerebbe modificare il sito o il portfolio con le terminologie a seconda di dove ti proponi, perché se vai in alcuni settori del mondo imprenditoriale, forse il termine partecipazione è meglio usarlo con cautela. Magari se ci vai con la parola innovazione collaborativa già comincia forse a essere più accreditato, se li parli di cooperazione non esiste al mondo. Quindi ogni volta devi usare un glossario diverso dei termini a seconda dell'interlocutore, dello stakeholder che hai davanti. Non è facile, perché purtroppo la gran parte dell'apertura viene da dei passaggi iniziali che sono più di tipo di lessico, di terminologia. E quindi bisognerebbe, e questo spiego il perché, bisognerebbe sempre fare una mini mappatura degli interlocutori con cui dobbiamo andare a avere a che fare, cioè capire qual è la loro agenda di lavoro, cosa hanno fatto recentemente, quali sono i temi a loro più sensibili e anche un po' i concetti, le terminologie che a loro piace sentire, ciò che non puoi fare perennemente su tutti. Però c'è anche questo aspetto che rende sempre il tutto un po' più difficile. Però siamo passati e stiamo passando da stagioni un po' particolari, dove da un lato, almeno dalle mie parti, in regione, nel nord Italia, 10 anni fa c'è stato il boom, la moda della partecipazione. Leggi regionali, addirittura, cioè con tutto l'elenco di quella trentina di strumenti che già il legislatore ha previsto negli ultimi 40 anni per favorire la informazione, consultazione, partecipazione, accesso agli atti. Nonostante questo abbiamo tantissimi attori sul territorio che si lamentano di non essere abbastanza coinvolti, di partecipare poco. Addirittura si è arrivati a fare delle leggi apposta, no? Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna hanno fatto una legge regionale sulla partecipazione, mettendo anche dei fondi, dei soldi per quegli enti che vogliono favorire. Da un lato i pro e i contro. I contro, perché cioè, arrivare a fare una legge che ho per poter favorire la partecipazione vuol dire che forse prima con tutti gli strumenti e le politiche che avevi non funzionava, il che è un po' assurdo e non è neanche così. Dall'altro il positivo è che comunque ha permesso di arrivare a far sperimentare delle nuove modalità di coinvolgimento sul territorio con anche degli strumenti più adeguati, sia sul campo dal vivo e anche online, quindi utilizzando i social network. Però, qual è la questione? Che a volte la pubblica amministrazione fa partecipazione perché è obbligata, cioè la direttiva europea dice che per fare quel processo lì devi coinvolgere, oppure per fare quel piano provinciale urbanistico devi coinvolgere, magari più di forma che di sostanza, però lo devi fare, quindi lì più la terminologia, la vecchia terminologia era la concertazione, di cui in Emilia Romagna è stata una grande scuola, sempre tutti insieme, appassionatamente, no? Però qual è il problema? Sempre gli stessi, e quindi ecco il rischio autoreferenzialità, le stesse sigle, stesse dinamiche anche di
ognuno arriva con la sua posta, spara 100 sapendo che poi si arriva a 50 e c'è un pochino per tutti e questo ha significato un certo successo anche di politiche mix, di politiche economiche e sociali in alcune regioni che hanno dato, come dire, un certo benessere, però il giochino un po' si è rotto. Evidentemente c'è meno risorse, non ce n'è più per tutti, non si possono più fare le cose come venivano fatte prima e quindi bisogna anche scegliere. E ovviamente scegliere vuol dire accontentare qualcuno, scontentare qualchedun altro e dinamiche di microconflittualità o di equilibri che non sono più come erano primi. Poi dall'altro la gente è molto più consapevole, molto più informata e si arrangia da solo e bypassa quei livelli di rappresentatività che c'erano fino a poco tempo fa, cioè quindi i partiti, e quindi ognuno si organizza dal basso, dall'alto, a metà strada, insomma, le sue partnership che a volte sono anche a geometrie variabili, come diceva qualcuno, cioè ogni tanto faccio una partnership con il mondo impresa, ogni tanto invece con la pubblica amministrazione, ogni tanto solo con il no profit, a seconda della posta in gioco. Quindi entrano in gioco un po' queste robe. Poi in alcune zone c'è anche l'abitudine, c'è anche una ritualità a dover sempre concertare e partecipare. Io vengo da proprio una zona dove tutto deve essere partecipato. Se vi ricordate, tra le tante mode che abbiamo vissuto in Italia, 10 anni fa c'era la moda del bilancio partecipativo, esperienze Porto Alegre in Brasile. Ecco, dalle mie parti, in Emilia Romagna, andavano già sul territorio il principale partito di allora, in giro per le circoscrizioni di quartiere o in campagna alle case del popolo a presentare il bilancio preventivo in modo da chiedere, informare su come venivano spesi i soldi durante l'anno e anche come momento di ascolto e confronto, no? Quindi anche di accountability, come si direbbe adesso, no? Di rendere conto in maniera sistematica. Qui, e non si chiamava bilancio partecipativo. Anche perché lì informavi di come il partito avrebbe speso i soldi, no? E l'esperienza di Porto Alegre era una quota dei soldi pubblici, decide come utilizzarlo la cittadinanza, e anche lì non il 100% decide la cittadinanza, ecco. Perché poi sono state anche spinte un po' a volte di retorica eccessiva forse su quello. E quando crei troppe aspettative e poi le vai a mettere in pratica e non funzionano come ti aspettavi, dopo c'è la delusione e dopo si fa fatica a rendersi credibile anche come pubblica amministrazione. E infatti adesso quasi nessuno fa più dei bilanci partecipativi. La Regione Lazio, durante il governo centrodestra, fece una legge regionale con anche parecchi fondi per fare i bilanci partecipativi. Curioso che questa era Porto Alegre, un certo indirizzo politico. In Italia addirittura una legge ad hoc per i bilanci partecipativi fatta da un altro mondo culturale. E vabbè. Ah, beh, quando ci sono dei soldi c'è sempre partecipazione, quando c'è pochi soldi c'è l'autoselezione. Purtroppo non dico che sia scientifico, ma quasi. Ora, perché la si fa? Anche perché a volte, se è sempre fatto così, bisogna partecipare, al di là dell'argomento, per fare cosa. Oppure perché a volte, convintamente, chi deve decidere, deve fare una politica sul territorio, su dei temi nuovi, non ha le idee molto chiare, quindi dice, aspetta che andiamo a sentire altri portatori di interesse, mondo no profit, imprese, cittadini, cittadini organizzati. E quindi questa qua è il livello dove invece c'è più speranza, nel senso che l'amministratore onestamente dice siamo delegati noi a prendere le decisioni, ci hanno votato, quindi insomma su questo siamo legittimati, però non so su tutto, il territorio è vivo, fa cose, pensa cose, andiamo a sentire, poi tiriamo una riga e facciamo una sintesi di quello che esce fuori. E sarebbe già tanto un processo di questo genere, no? Penso, progetto, ascolto e vado a raffinare, prendo una decisione e rendi conto. Insomma, il ciclo di vita di una politica dovrebbe avere un po' queste fasi. Molto spesso è così, abbiamo stagione, approccio DAD, decido, annuncio, difendo. Ho deciso questa cosa, sono stato eletto, l'annuncio, so già che qualcuno non sarà contento, farà casino, però vado avanti. Che io riesca a convincerlo oppure no. Dall'altra parte i comitati NIMBY, cioè no, noi non ci ricandiamo in queste scelte, facciamo ricorso fino ad arrivare anche alle vie legali. E
e questo ovviamente crea delegittimazione sul territorio. E cioè certo, c'è attivismo sociale e politico, però allo stesso tempo ci sono anche questioni e problematiche che rimangono ferme in attesa di risvolti legali. Allora vuol dire che ci si impantana e dopo si fa fatica a ricostruire, quindi ci dovrebbe essere un po' un giusto mix, o forse ancora meglio partire prima. Altre volte invece purtroppo hanno già deciso. Si deve far accettare una scelta già fatta e lì ovviamente nascono casini. Allora, questi modelli qua non funzionano più. In più c'è stata anche la moda delle tecniche, c'è stata la stagione dell'Agenda 21, poi dei bilanci partecipativi, poi degli host, poi dei bar camp, poi dei work café, poi di questo, di quest'altro. Questi molto spesso sono strumenti, non sono politiche o progetti. A volte si confonde lo strumento, la tecnica con la finalità. In Toscana c'è, cioè, non so, il town meeting che costa anche parecchie risorse, ok, quella giornata è bellissima, funziona da Dio, però con lo stesso budget potresti fare magari tre percorsi strutturati in vari quartieri con risultati maggiori. Allora, a volte c'è anche purtroppo questa un po' provincialismo. E non in senso buono, ma un po' più critico, mi permetto questa cosa, che l'assessore arriva e in campagna elettorale ha detto parteciperemo, viva la partecipazione, arriva e si innamora di uno strumento che magari ha sentito o letto qualche parte, ci mette sopra un sacco di soldi. In quella giornata lì ci si diverte, si magna, si beve, si discute, si fa brainstorming, poi però. Dopo bisogna passare alle pratiche, e lì, ecco, è lì che si gioca un po' il tutto, no? E di, ma abbiamo finito i soldi. Ora, o no, dopo continuiamo a decidere perché la giunta ha detto: ok, abbiamo dato per la partecipazione, ma torniamo al DAD, decido, annuncio, difendo, no? Allora, ecco, siamo un po' molto spesso in mezzo a queste un po' contraddizioni, un po' queste voglie di nuovo, ma con la testa che guarda più al passato, ai vecchi equilibri, eccetera. E anche sulla responsabilità sociale di imprese è un po' così. Cioè, da un lato un ambito nuovo, va un po' di moda, anche se in alcuni contesti la parola sociale suona male in alcuni settori delle imprese, se li parli di innovazione già invece gli brillano gli occhi, allora bisogna trovare appunto un mix da un punto di vista glossario, ma soprattutto dei percorsi, degli strumenti e della progettualità. È un mix anche di queste cose. Quindi ecco, sul fronte anche della responsabilità sociale, se la pubblica amministrazione riuscisse a fare un passaggio che va oltre questi, cioè di non aver paura dei comitati, e allo stesso tempo di non pensare che siccome sono stati eletti possono decidere sempre perennemente tutto loro, da solo ormai la pubblica amministrazione non ce la fa più. E non è una questione, finita la crisi, si continua come prima. Non credo che sarà più così. E neanche ovviamente aiuta il discorso, l'abitudine nella gestione dei processi non è di mia competenza, nel singolo comune, tra un comune e un altro comune, tra un comune e una provincia e una regione, che viene chiamata not in my office, non è di mia pertinenza, vai da qualcun altro. E tutti quanti abbiamo toccato con mano tante volte andando in qualche ufficio pubblico. Penso un po' a presentare dei progetti. Quindi c'è un contesto che cambia dove, da un lato, molta più incertezza tecnologica, scientifica, e di fronte all'incertezza molti ne colgono l'opportunità, altri invece vanno un po' in crisi, quindi c'è la chiusura in difensiva e lì non è un elemento che aiuta rispetto alle partnership. Invece sul fronte delle partnership e il territorio, il fatto che ci sia incertezza da un lato e meno soldi obbliga tutti un po' a uscire fuori dal loro territorio conosciuto e di cominciare a dire ma forse con quelli là con cui siamo sempre stati, come dire, in mondi diversi, forse pur nella diversità su alcune robe possiamo fare delle cose e può essere tra un'associazione di volontariato è un'impresa, un gruppo di imprese, tra un'associazione di categorie di imprese, un'associazione di cooperative o di enti pubblici. Quindi, come dire, ci sono anche molti aspetti positivi nonostante questi livelli di crisi, che sia la crisi di democrazia rappresentativa, i tempi della politica, l'agenda politica che molto spesso è o lentissima o rapidissima, per 4 anni non si fa nulla, sotto le elezioni, negli ultimi 4 mesi si approva di tutto, no? E, ecco, tutte queste continue dinamiche ovviamente non aiutano.
Quindi c'è un po' un problema di cultura del sospetto, delegittimazione reciproca. Noi possiamo andare a trovare, a bussare alla porta una serie di soggetti con anche i migliori progetti, ma se loro, come dire, non ci vedono credibili, cioè non stanno neanche a leggere, che noi portiamo il documento di 2 pagine, di 20 o di 200 pagine, non ci danno fiducia e quindi diventa difficile andare a convincere di fare un percorso assieme. E questo è un po' reciproco, il mondo no profit non legittima la politica non legittima, no, le imprese non legittimano la pubblica amministrazione, che va ben al di là della burocrazia, dei tempi lunghi, ma ad un insieme di cose, quindi diventa tutto più difficile. Alla fine abbiamo parecchi costi sociali, amministrativi, ambientali, istituzionali. Quindi il conflitto serve a smuovere le cose, allo stesso tempo, quando però dalla fase del conflitto non si esce con delle soluzioni di cambiamento, cioè c'è l'impasse, alla fine è ostacolare l'innovazione, cioè il cambiamento, però il cambiamento che trova soluzioni. Poi diciamocelo anche, cioè la partecipazione non è proprio un ballo di nozze, cioè non è così tutta sta felicità. Cioè, un conto è andare in assemblea dove c'è chi parla, l'esperto, il tema interessante, abbiamo il personaggio famoso, figo, che viene, ci racconta, alla fine c'è anche il pasticcino, il buffet, tutti contenti, sorridenti, si fa networking, però impegno zero meno zero, no? Anzi, solo goduria, si ascolta, si magna, si rivedono gli amici di una volta e via che si va. Altra cosa è alzare l'asticella, cioè da... Ok, io e te, e te, e te abbiamo delle informazioni, delle esperienze, delle storie, ci interessa quel tema, invece di dirci le cose che sappiamo già, proviamo a costruire qualcosa. Si entra già in una logica di, intanto di ascolto, di consultazione, io do delle informazioni a te, te me ne dai a me, e in più la logica della progettazione. E lì la partecipazione, come dire, scende giù dal pero. Cioè deve qualificarsi in termini di competenze, tempi, gestione, apporti, ciclo di vita di un progetto, che sia il progettino piccolo in un quartiere o in una scuola, a quello di area vasta, magari con un network di 50 imprese, 50 cooperative. Quindi spesso c'è una questione di tempi lunghi tra il momento della partecipazione. E possiamo usare anche le tecniche le più interattive sui social o dal vivo, però tra le tante robe che escono in un pomeriggio o in una giornata, a passare poi a filtrarle, metterle in fila coerentemente e in maniera logica e passare da una fase di ideazione di brainstorming a una fase di progettazione generica, di metaprogettazione, a una fase di progettazione esecutiva, a una fase di attuazione e di monitoraggio, sono tempi molto lunghi. E invece c'è la dinamica della partecipazione intesa come... Io vado, dico la mia, mi sfogo e se non fate come dico io e se non vedo la mia idea proposta, il mio post-it che diventa fatto, realizzato nel giro di poco tempo, allora non vengo più, non siete più credibili, non è serio il progetto. Ecco, quella è un po', io la chiamo un po' la partecipazione adolescenziale, cioè voglio, faccio la lista delle cose, poi a qualcun altro ridò la delega. Questo è anche il paradosso. Il palazzo non ci coinvolge, quindi vogliamo essere coinvolti. Bene, il palazzo offre spazi di coinvolgimento, di partecipazione, anche qualcosa di più, di progettazione partecipata o co-design, ci dà gli spazi, anche di co-working, ci dà gli strumenti, chiama degli esperti ad aiutare a facilitare il lavoro, escono fuori una serie di robe da fare, poi dopo lì vedi la gran parte dicono, ah beh no, i tecnici siete voi, palazzo. E quindi di nuovo la delega al palazzo. E il palazzo dice: sapete che c'è? Noi già tutti i giorni siamo fino a qua nell'emergenza. Facciamo le robe previste dalle leggi, il pubblico dice. Tutto il resto vedremo poi se ci saranno i soldi, che vuol dire non li faremo mai. Ovviamente chi era venuto si era gasato, si era creato delle aspettative, dei sogni. Finalmente la nostra idea come associazione l'abbiamo fatta conoscere, abbiamo trovato altri interessati e forse diventa, però se rimandiamo la palla nell'altro campo, e l'altro campo è messo molto male, quello della pubblica amministrazione, che già fanno fatica a gestire servizi di base,
diventa ovviamente tutto complicato. Quindi occorrono delle regole anche nella partecipazione e nel coinvolgimento del territorio, RSI o sostenibilità o temi collegati, tempi chiari che non possono essere né troppo brevi, non può essere una giornata che tu decidi gli scenari futuri di strategie di sostenibilità per Brindisi, non può essere una giornata, ma non può neanche essere 4 anni. Cioè devono essere dei tempi per l'analisi, dei tempi per l'ideazione, dei tempi per la progettazione di massima, la progettazione esecutiva, le priorità, poi metti quelle di breve, di medio, di lungo periodo e anche chi caccia fuori i soldi e ci possono essere molte modalità, la fondazione, un po' l'ente pubblico se n'è ancora, può essere qualche banca, può essere il crowdfunding, insomma ci possono essere diverse fonti di finanziamento, cofinanziamento anche partecipato, come può essere il crowdfunding, senza farsi troppe illusioni, perché non è con 1 euro, 2 euro, 5 euro che fai molte cose. Però, insomma, poi c'è un problema anche di molti tavoli. Ne abbiamo troppi di tavoli. C'è un problema, sindacati, facciamo il tavolo alla concertazione. C'è un'emergenza, facciamo il tavolo al quartiere contro i Rom, quartiere comune, cioè per il tavolo per la disoccupazione, il tavolo per ogni emergenza c'è un tavolo, benissimo, è il luogo dove si discute, si approfondisce, però deve esserci il tavolo della progettazione e delle soluzioni e lì è un po' più difficile. Poi c'è a volte poca chiarezza sull'approccio partecipazione, c'è ambiguità sui vari livelli. Cosa vogliamo? Informare, ascoltare, progettare, sono cose diverse. E poi c'è poca abitudine alla partecipazione strutturata, anche questa è un'altra sfida che è lì non è più un problema che questi, la pubblica amministrazione, non vogliono fare, ma che anche i cittadini non hanno voglia di fare, perché ognuno di noi dice io ho poco tempo, vado dove mi piace andare, se c'è il tema che mi interessa, ma non voglio dedicarci troppo tempo. E quindi questo diventa un problema. In più a volte c'è una questione anche di metodi. La logistica, anche le modalità. Quindi, Scusami, quando parli di modalità, no, ambiguità, ambiguità su diversi livelli, intendi di dove la coprogettazione vuole andare a parare, vuole andare a finire, cioè che non è chiaro l'obiettivo di tutti, è quello. Esatto, è proprio quello lì. Che non è chiaro il livello, ci andiamo subito, bypassiamo quindi i rischi che sono tanti, perché se da un lato è difficile coinvolgere per tante condizioni limite, abbiamo visto le abitudini, i tavoli separati, troppi tavoli, poca cultura del progetto, poche risorse, dall'altro però anche come si dice, i rischi di non coinvolgere. Ci sono soldi in giro. Cioè l'Unione Europea ne mette dei soldi, noi italiani non li usiamo male, molto male. Perché? Perché non sappiamo progettare. O arriviamo troppo tardi, oppure bella l'idea, passa il primo livello, al secondo e terzo livello viene eliminato perché non sta in piedi, perché gli obiettivi sono più ambiziosi rispetto alla capacità gestionale. E questo è un problema a livello europeo. Poi comunque un po' di soldi ce li danno lo stesso perché ogni paese membro caccia dei soldi all'Unione Europea e l'Unione Europea li deve ridare indietro. Però molto spesso non riprendiamo quelli che abbiamo dato. Ora lì non è colpa della Merkel, dell'Unione Europea, c'è cioè un problema di noi italiani che non sappiamo usare bene anche i nostri soldi. Quindi perdita di finanziamento, a volte li andiamo a mettere nei posti forse sbagliati, di sicuro tranquilli che qualcuno li usa, anche quei pochi che vengono indietro. Però il problema è che si perdono occasioni di innovazione, questa è un po' la problematica. E tra l'altro l'Unione Europea e l'ONU sui temi della governance, cioè il grande approccio a passare da politiche di governo a politiche di governance, quindi di decisioni multisettoriali, che non è solo il pubblico, ma il pubblico, il privato e il no profit. Processi più inclusivi, più rappresentativi, quindi non tanto quanta gente c'era, che è la solita domanda che fanno alla pubblica amministrazione, l'assessore, no? Perché ovviamente quanta gente c'era mi coltivo il consenso.
perché questo che un amministratore pubblico in generale tiene, sono stato eletto, cerco di farmi rieleggere la prossima volta, durante i miei 4 anni mi coltivo il consenso di chi mi ha dato il voto e anche di qualcun altro che potrebbero darmelo. Vado a inseguire un po' il consenso e la domanda è quanta gente c'era. Più gente c'è, potenzialmente più voti. Secondo me è un meccanismo che non può più funzionare. Posso avere anche 500 persone in un'assemblea, ma se questi non fanno una proposta, cioè dov'è il valore della partecipazione? Se invece ho 50 persone e 30 di queste fanno proposte e 20 di queste si prendono un impegno a fare un progetto e si impegnano dopo un anno a rendicontarlo, ecco, questa è qualità della partecipazione. Però nel contesto italiano raramente vedo, cioè, esplicitare da parte degli amministratori, che siano di centrodestra, centrosinistra o passando per altri lidi, cioè di dire questo: oh, vi chiamiamo, proponete, benissimo, voi e noi dobbiamo fare, ci vediamo tra un anno e presentiamo i progetti che abbiamo fatto. È una sfida culturale importante questa, invece di solito è no, te sei stato eletto, ti paghiamo, anzi fin troppo, a te di risolverci i problemi. È un meccanismo che secondo me non può più funzionare molto, ce lo dice da almeno 15 anni, 20 anni l'Unione Europea e le Nazioni Unite, dice agli enti: includete di più, più rappresentatività rispetto alla quantità, più accessibilità all'informazione e alla trasparenza, tutta la battaglia sull'open data serve anche quello. E ancora c'è molto da fare nella pubblica amministrazione. La rendicontazione, che è rendicontare in maniera trasparente. Mi sono entrati 100 lire, ti spiego, ti faccio vedere dove le 100 lire sono andate a finire. E non è il bilancio di fine mandato, ci sono solo le robe belle che abbiamo fatto, no? Che di solito è un altro vizio. Ecco, e qua un po' sul discorso dell'ambiguità, no? Cioè, sotto partecipazione c'è tanta roba, a volte spesso la si confonde con informiamo, cioè faccio l'assemblea pubblica e invito la cittadinanza. Partecipazione, no, ferma, dov'è? Se tu informi per 2 ore, parli e i partecipanti sono lì che ascoltano, non è che ci sia sto gran scambio. Certo, informi, si spera che le informazioni siano state capite, utili, eccetera, però non è un grande riscontro, un feedback, no? Già consultare è già diverso, io ti do l'informazione, tu mi dai a me, cioè ti chiedo delle cose, tu mi rispondi quantomeno a 2 vie, e già questo è un passo avanti. Poi lo posso fare una volta all'anno, 6 volte all'anno, posso fare delle interviste di gruppo, dei sondaggi online, dal vivo, e già questo è un qualcosa di nuovo, in molte realtà manco lo si fa, quindi già importante. Poi a un terzo livello è più quello della... ci scambiamo informazioni, siamo portatori di interessi diversi, vogliamo lavorare su progetti di responsabilità sociale, bene, lavoriamo facendo dei progetti, e quando fai un progetto hai bisogno di informazioni, scambiare esperienze, andare a approfondire, trovare alternative di soluzioni, fare dei budget, individuare degli indicatori, cioè vuol dire un cambio molto più impegnativo in termini di coinvolgimento, e molti degli attori qui non sono sempre pronti a farlo, cioè di questo, di non soltanto questi 2 livelli, ma di lavorare. E più c'è il ciclo di vita dei progetti, che non è corto, è a volte faticoso e lungo. Problemi si fa presto, tutti quanti si parte dai problemi. Questo non va perché per quest'altro motivo. Anche l'idea si fa presto, ecco, poi passare dall'idea alle possibili soluzioni e quelle fattibili alla gestione e anche alla valutazione, come dire, dove la facciamo la partecipazione durante queste varie fasi? È lunga, ci sono dei progetti, anche fare una pista ciclabile, sembra una roba facile, chi vive in un quartiere dice, ecco, da lì a lì, cioè, sono a rischi per l'incolumità dei pedoni o dei ciclisti, facciamo una pista ciclabile, trovi le condizioni, l'assessore ci dice ok, la facciamo, trova anche i soldi, poi però deve fare un progetto, deve fare una gara di lavori pubblici, deve esserci l'approvazione, prima ancora deve mettere a bilancio, poi le procedure di aggiudicazione, poi aprire il cantiere e poi fare la pista ciclabile vera e propria. Minimo passa 1 anno e mezzo, 2 anni,
magari per fare appena un 2-3 km di pista ciclabile, e stiamo parlando veramente di una cosa piccina, eh? Allora, e la gente magari lavorerebbe il giorno dopo, viene al World Café, dice più mobilità sostenibile, quindi più mobilità dolce, piste ciclabili. Sì, però dal biglietto pista ciclabile a andarla a fare nella via X, di quale dimensione, di quali materiali, con quale risorse, eccetera, richiede tempo e lavoro che obbliga la pubblica amministrazione a intervenire. Cioè il cittadino dice guarda, ci sarebbe opportuno farla, dall'altro ovviamente anche dei tecnici, poi a volte può esserci l'uno e l'altro. Quindi molto spesso l'ambiguità, il punto interrogativo è un po' su questo, cioè quando è che li vogliamo chiamare i portatori interessi? In fase di analisi, in fase di nuove idee, in fase di progettazione o addirittura anche in fase di gestione e in fase di valutazione? Ora, quando è un po' più chiaro questo, vuol dire poter dopo strutturare dei percorsi adeguati, con delle tecniche adeguate. I vantaggi possono essere diversi, più coinvolgenti, c'è più maturità, più approfondimento, più spunti da un punto di vista gestionale, si sperimentano nuove tecniche, si sviluppano, si qualificano le competenze, c'è trasferimento di competenze durante i lavori di gruppo. Questa roba qua ve le do, tutte queste slide. Quindi, insomma, i vantaggi possono essere molto diversi tra una partecipazione occasionale, la classica assemblea pubblica, che di solito è un tema, di solito è in fase di emergenza, di solito è frontale, cioè il sindaco, i suoi tecnici e la pubblica e la cittadinanza. Quasi mai c'è un riscontro, un verbale, e quindi rimane molto poco. Molto spesso uno va all'assemblea poi dice, beh, alla fine poi di cosa hanno parlato? Cioè, alla fine poi cosa si farà? Cioè, rimane, no? Un po' sta roba dove hanno parlato in tanti, però tra chi si sfogava e chi ha parlato di altre robe che non c'entrano nulla, eccetera. E la partecipazione strutturata di coprogettazione invece ha un cambio di marcia. Più temi, più incontri, più fasi di lavoro, più argomenti, attori diversi, più tecniche, strumenti di rendicontazione, tutto questo ovviamente cambia. Cioè se in un'assemblea pubblica hai poche persone che intervengono, cioè molti presenti ma pochi partecipanti veri, in un approccio di progettazione partecipata o di collaborazione, di ingaggio, di stakeholder engagement, invece hai tutti che devono intervenire, perché vai a destrutturare un percorso. Momenti di plenari, informativi, momenti di approfondimento più nel dettaglio, per fasi, analisi, ideazione, progettazione, scenari, indicatori, di nuovo plenarie, di riscontro e via andare, fino ad arrivare appunto a dei progetti. Questo ovviamente cambia parecchio, con molte più cose, più dinamicità, più tecniche, più livelli di coinvolgimento informativo, consultativo, di coprogettazione, più sviluppo di competenze. Non è solo to, leggi il documento, la delibera, no, dati, interviste, visite sul territorio, quindi varie fonti di coinvolgimento importanti. E poi si passa, c'è molta più ricchezza delle idee e progetti, e queste si possono applicare dappertutto e poi avere molti più vantaggi qualitativi. Per me la partecipazione o la progettazione partecipata non è tanto così, è più di sinistra, è più innovativa socialmente, no, è semplicemente perché è più efficace a trovare delle risposte, è più responsabilizzante, e se c'è questo elemento qui, dopo fare la responsabilità sociale sul territorio, territoriale, diventa molto più facile. Il problema è che nel contesto italiano andiamo a macchie di leopardo, case, esperienze di progettazione partecipata molto all'avanguardia, interessantissimi, altri posti siamo ancora all'assemblea pubblica, e dove sono io il sindaco, decido io cosa sa da fare sul territorio, e i cittadini dicono va bene, anzi continua così, che poi mi arrangio io per altri canali più informali di partecipazione. Ecco, noi siamo in un contesto di un crogiolo dove abbiamo cose molto all'avanguardia insieme a robe del Medioevo, passando in mezzo per zone grigie. Quindi, da un lato, le condizioni, poi passo a due esempi di applicazione, uno vecchio e uno più recente. Livello politico, chiarire fin dall'inizio qual è il livello di coinvolgimento che si vuol fare,
i livelli di partecipazione durante il ciclo di vita di quel progetto, sui partecipanti la rappresentatività e rappresentanza, l'approfondimento, vedere a 360 gradi diverse dimensioni, infatti bisognerebbe sempre ragionare di valutazione multicriteria nella progettazione partecipata, sociale, ambientale ed economica. Non può esserci solo quella sociale perché dimentichi le altre due, non può essere solo quella economica perché sennò ti perdi altri pezzi anche di economicità, e non può essere solo quella ambientale perché ti mancano le altre due. Però lavorare per chi, vari mondi, dove chi si è occupato sempre solo di disabili ha sempre solo in testa il suo mondo, il sociale, solo quello, che si è occupato solo di aspetti green e solo l'animale, il rifiuto, l'acqua, che si è occupato solo di soldi, tutto il resto sono cavolate, business, basta. Ecco, bisogna che avviciniamo un po' queste tre dimensioni. Facile a dirsi, è un po' più complicato farlo. I livelli devono essere misti, un po' di tecnicità ci vuole, senza esagerare, se no diventano delle elite, ma allo stesso tempo neanche, no, usate troppi inglesismi, parlate come mangiamo. È vero, si esagera, dall'altra parte anche però fai uno sforzo anche tu, perché se il computer a casa lo chiami computer, puoi accettare però che tra 10 parole in dialetto ne metti una in inglese, qualche parola in inglese in più ci vuole, perché ormai è consolidata. Ma non è tanto la parola inglese o non inglese, è che a volte sono dei linguaggi che fanno paura, allontanano, no? Il burocratese, il deliberatese, visto che, premesso che, parla come mangi. Quello è il problema, quella è la mia proposta. Finito, che tu sia ingegnere o hai fatto solo le scuole elementari, l'importante è qual è il problema, come lo vedo, cosa voglio proporre, cosa mi impegno a fare. Questo permette di aiutare gente che ha vissuto, chi si è lavorato a Oxford o chi invece non è mai andato a scuola. Invece ancora su quello a volte c'è volutamente anche una chiusura. Ti do 300 pagine, te le leggi da funzionare dell'ente pubblico e poi dopo ci mettiamo a parlare. No, troppo facile, e questo fa arrabbiare ovviamente. No, tu non mi dai dare 300 pagine, mi dai una pagina dove c'è scritto in un paragrafo il problema, la normativa di riferimento, cosa sta facendo il comune. Poi da lì riusciamo a discutere. Non è che mi rimetto a studiare per fare partecipazione o progettazione partecipata. E a volte invece c'è un po' questa cosa qua. Questi non sanno nulla, i cittadini urlano, l'emotività, noi invece siamo tecnici, la razionalità. Un vecchio film, purtroppo ancora molto consolidato. I tavoli tecnici e le assemblee pubbliche dove facciamo urlare, sfogare, poi dopo però le partite le facciamo in un altro posto. Ora è vero che neanche puoi chiamare 200 persone, andare a fare la stima dei costi di una serie di robe. Può esserci però qualche via di mezzo, cioè quello che la legge ti prescrive, l'Unione Europea, per un bando europeo devi mettere una tabella di un certo tipo, però puoi anche spiegare con degli schemi molto semplici come i soldi vengono usati, con dell'infografica, con delle immagini, con, insomma, la comunicazione offre tantissimi strumenti che prima non c'erano e che possono aiutare. E poi i tempi non possono essere troppo lunghi, tra i tempi politici, i tempi della partecipazione, i tempi delle leggi. Devono un po', come dire, allinearsi un po' di più. Bon, qua ho chiuso, tutto il resto abbiamo chiuso sulla parte tendenze, condizioni, simili, modelli, cicli, fasi. Andiamo a vedere qualche esempio. E partirei da un esempio di coinvolgimento territorio, nello specifico un quartiere, di urbanistica partecipata. Bologna, un quartiere di Bologna, campagna, di fianco, in mezzo a un'autostrada, però con un grande centro commerciale nuovo, orti degli anziani, una scuola, un centro giovani, un primo progetto, farne una cittadella dello sport. Arriva una nuova giunta e dice: no, eliminiamo quel progetto, dobbiamo farci un grande parco urbano, il più grande parco di Bologna. Viene fatto un bando, un concorso di idee. Bologna è zona Via Larga. E vi faccio vedere il video, poi il processo che è stato fatto. Vi faccio vedere due casi di urbanistica. Uno
su un grande parco urbano, un altro invece è un contratto di fiume. La zona, vedete in mezzo all'autostrada. Questo è il rendering di come è stato pensato in termini migliorativi. Questo è il processo. Questo breve video riassume un'esperienza di cosiddetta urbanistica partecipata che ha coinvolto un quartiere del comune di Bologna, quindi pubblica amministrazione, e i residenti di questo quartiere e anche associazioni di volontariato e dei tecnici, cioè un gruppo di una cooperativa di architetti. E insieme a noi come facilitatori. Ora, se andiamo a rivedere un po' per le varie fasi, se riesco a ripartire solo con la moviola. Non più. Ok, aspetta. Solo per farvi vedere, ecco, le modalità diverse di uso, di modalità di coinvolgimento, che ormai sono note in architettura, insomma, il rendering, cioè ipotizzare diversi scenari, usi, quindi con l'uso mixato di immagini via computer o invece in maniera più tradizionale, quindi da una situazione di base di partenza con le idee dei residenti, dei partecipanti. Evolvono, quindi può diventare cioè una zona ludica, una zona invece di rimboschimento da un punto di vista più diciamo così ambientale, la mobilità interna dentro il parco e tra il parco le relazioni con il quartiere, la parte commerciale, piccoli negozi o il grande negozio, centro commerciale o anche i rapporti, il mondo della scuola con il parco. Quindi in una zona, vuol dire dove di solito vicino all'autostrada è più il degrado, l'abbandono. Ora, questo percorso che è durato non tantissimo, 6 mesi, e quindi è possibile fare percorsi anche in tempi abbastanza brevi, passando per le varie fasi del ciclo di vita, con 6 mesi per la progettazione con i cittadini. Quindi da visite sul territorio, interviste sui bisogni, la percezione del parco, poi diversi incontri di lavoro, molto diversi con anziani, giovani studenti, esperti e con varie sessioni, planimetrie, foto, schizzi e anche visite sul territorio per andare, specialmente nell'urbanistica, devi andare a vedere, cioè dove lì vorresti intervenire, quali sono i problemi. Qui ad esempio vedete una seduta sulla parte destra, sono tra virgolette le panchine tavolo con una doppia funzione, da un lato ti siedi, dall'altro puoi anche scrivere o giocare a carte. Fai
Fatte come? Fatte tenendo conto, molti hanno detto, bisognerebbe che fossero più green, sostenibili, a basso impatto. Quindi gli architetti hanno cercato di trovare dei materiali di recupero e di riciclo per fare queste sedute da mettere in giro. Ora, in sé il percorso è abbastanza semplice, dall'altro invece, perché l'approccio era quello di mantenere diversi criteri, l'identità di quell'area, non hanno voluto il parco super bello, di tipo artificiale, ludico, ma un classico parco campagna, quindi mantenendo quelle che sono state le caratteristiche. Dall'altro la qualità delle relazioni con il quartiere, la scuola, questo centro giovanile, ecco qua, il guado praticamente è la zona di questa struttura, una sorta di laboratorio musicale per concerti, dall'altro una casa colonica che invece doveva e poi è diventata luogo di ristoro, di cinema, di sedi di associazioni culturali, quindi anche per un presidio, perché prima era casa abbandonata, gli orti con gli anziani, in più sotto il ponte i tossici, quindi gestione di degrado sociale, gruppi specifici di attori, dal tossico all'anziano, e in una landa desolata. Ecco, quindi qui il discorso è stato di provare a coniugare riqualificazione e rilancio, miglioramento tra vecchie identità e nuove identità, e cercando di farlo però coinvolgendo un po' tutti in una logica progettuale. Quindi, e non è mai scontato, perché il comune poteva benissimo prendere con i suoi due ingegneri, quattro architetti, l'esperto agronomo, a fare il loro progettino, finita lì, così è, se vi piace, se no va bene lo stesso, ve lo dovete far piacere. Qua invece è stato fatto questo lavoro, nell'ambito tra l'altro di un concorso nazionale INU e WWF, proprio un concorso sull'urbanistica partecipata, quindi come conciliare partecipazione con progettazione urbanistica. Ora, di queste esperienze ce ne sono centinaia in giro per l'Italia, più o meno strutturate. Però da lì poi e dopo è possibile costruire altro tipo di esperienze, perché ad esempio il centro commerciale che è stato coinvolto, che è lì nei paraggi, fa anche azioni di responsabilità sociale e territoriale. Da dopo che è stato coinvolto lì, attiva regolarmente iniziative di collaborazione con le scuole, con la scuola del quartiere. E abbiamo costituito dopo un comitato permanente multi stakeholder con più attori per monitorare l'attuazione del parco, cioè dai disegni approvati alla realizzazione. Ecco, dopo i 6 mesi di progettazione per questo partecipato ci hanno poi messo un anno, poi fisicamente prima di tagliare il nastro, che come tempi non è neanche male, perché è comunque un parco molto 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 grande. Quindi ecco, un soggetto che prima era lì in questa landa, è venuto a costruire il suo grande centro commerciale, dopo è passato a diventare anche un soggetto sul territorio che fa iniziative in partnership con altri. Quindi questa è un po' la lezione appresa, insomma, da questa esperienza. E alla fine vedete, il parco è il classico parco campagna che è stato fatto però rispetto a classico paesaggio dell'Emilia Romagna, con questo tipo adesso mi viene in mente il nome di questi alberi qua, però pazienza, quindi con pochi accorgimenti e legati un po' alle esigenze anche di manutenzione, perché non abbiamo chiesto solo ma che tipo di piante vorreste, quante zone ha per gli anziani, per gli adolescenti, per i giovani, la zona playground per i bambini, ma anche già subito una domanda conseguente: chi lo gestirà? La manutenzione periodica, la sicurezza, chi organizza le attività culturali, chi fa la pubblicità? Cioè abbiamo cercato di dare a questa cabina di regia permanente di dar loro dei compiti, più in un'ottica anche questa, qui si chiama urbanistica partecipata, ma dopo è diventata quasi un po' di responsabilità sociale e territoriale su un'area urbana. Dimmi. Rispetto a quello che dicevamo, da dove iniziare, no? Questo progetto è nato dalla pubblica amministrazione,
Se fosse nato invece da noi, abbiamo praticamente, vabbè, molto comune immagino come situazione, la stessa situazione, la stessa insomma, struttura, con un centro commerciale, un'area semiurbana che potrebbe essere adibita a parco e una superstrada. Ora io domani mi sveglio e decido di promuovere un'attività del genere di progettazione partecipata di un parco urbano all'amministrazione e o ai cittadini e o all'impresa, al centro commerciale. Che differenza di approccio c'è tra un progetto che nasce dalla pubblica amministrazione rispetto a quello che potrebbe nascere direttamente dall'impresa? Cioè, se in quel caso il progetto di urbanistica partecipata fosse stato un'opera di responsabilità sociale dell'impresa e non proveniente dall'amministrazione, avrebbe avuto delle differenze a livello progettuale o di risultato, di valutazione, per far vedere effettivamente che quel progetto ha avuto un impatto sulla società e quindi un ritorno d'immagine da parte dell'azienda? Cioè, la questione, stiamo parlando di responsabilità sociale e territoriale, però a seconda dell'attore che lo va a promuovere, immagino che ci siano delle differenze di metodo oltre che di approccio. Volendo ipotizzare che quel progetto fosse stato attivato dall'impresa e non dalla pubblica amministrazione, sarebbe stato lo stesso il processo? Bella domanda. Secondo me, se fosse stato il mondo impresa, cioè il grande centro commerciale o insieme a un gruppo di commercianti, sarebbe stato da un lato più difficile. Perché? Perché toccando temi di urbanistica che hanno a che fare con la gestione di un'area pubblica, sarebbe stato visto come poco credibile, anzi subito il pensiero del sospetto sarebbe stato: guarda, questi vogliono, con la scusa di vogliono cementificare il parco. Lì sarebbe stato più difficile. In questo caso un'impresa è meglio che porti avanti un progetto con un'amministrazione pubblica, anche se la peggiore, la più disgraziata in termini di esperienze fatte, ma perché comunque viene più legittimata. E come dire, sull'urbani progetti di urbanistica partecipata, che quindi sono anche di responsabilità sociale territoriale, cioè quindi come usiamo responsabilmente meglio un territorio. Da una zona degradata la cerchiamo di rendere utile a più soggetti: scuole, anziani, giovani, commercianti, residenti, no? E in quel caso un po' tutti gli attori ritengono che debba essere primo chi sopra le parti, in teoria la pubblica amministrazione dovrebbe essere lei a promuovere. Quindi nell'urbanistica, nei piani di sviluppo locale, la partenza è meglio che sia della pubblica amministrazione. Su invece progetti che hanno più a che fare con la qualità del lavoro dei dipendenti, il benessere, il welfare aziendale, il volontariato di impresa, lì più le imprese, cioè è più, molto più facile, anzi debbono essere più le imprese. Un ente pubblico o una ONG o un'organizzazione non governativa non può andare a dire in casa: voi adesso dovreste fare questa roba. Cioè deve convincere eventualmente a dire: guardate, se su questa roba fate già cose o non le fate, noi possiamo essere un partner con il quale potremmo fare insieme questa roba. Questi sono i vantaggi per voi, questi sono i vantaggi per il territorio. Allora a quel punto diventa più interessante per le imprese, trovano un alleato per poter avanti meglio quel progetto. Quindi, per rispondere alla tua domanda, su alcuni argomenti e ambiti di applicazione è meglio che parte il pubblico, sul governo del territorio. Su ambiti che riguardano più i dipendenti, un rapporto, i dipendenti di quell'impresa e il territorio, lì deve essere l'impresa, ma potrebbe essere l'impresa insieme a un'associazione no profit. Quello può essere fatto insieme. Poi nulla toglie che anche una singola associazione può avviare il percorso. Nel pomeriggio voglio farvi vedere proprio quelle che sono state quelle tappe, dall'indagine al premio, all'attivazione di partenariati dentro questo club di imprese tra associazioni no profit e imprese. Quindi dipende un po' dall'argomento, ecco, su chi è meglio che inizi.
Poi lì c'è un'altra cosa anche da dire, dipende anche dai singoli imprenditori, cioè scusa, dalle singole realtà. Ci sono realtà dove l'impresa non si muoverà mai se non è un qualche soggetto, e dove magari né le imprese, né l'associazione di categoria e neanche l'ente pubblico. Da esperienza mi viene da dire che a volte è meglio passare anche dalle associazioni imprenditoriali, perché hanno più frequentemente scambi con la pubblica amministrazione. La rete regionale dei laboratori, torno su un'altra slide, qua, la rete regionale che abbiamo fatto in Emilia-Romagna, e qui è partita più da una regione, le province e le camere di commercio. Ognuna, camere di commercio e provincia, città capoluogo, sta organizzando dei laboratori. Nei laboratori chi coinvolge? Le imprese di quel territorio, però anche le associazioni in modo no profit. Quindi la partenza in questo caso, almeno lì in Emilia Romagna, Camere di Commercio e Provincia. A Udine invece lì è Confindustria, è un'associazione culturale di consulenti, di tecnici. In Lombardia è un'associazione di categoria, Asso Lombarda. In Liguria è un misto tra alcune imprese, quindi bypassando le associazioni imprenditoriali, alcune imprese di vari settori e dei tecnici, dei liberi professionisti. Quindi sono, ecco, modalità diverse di proporre sullo stesso tema delle attività simili. E lì ogni regione è un po', ogni realtà è un po' varia. Di esperienze che nascono da più dal mondo no profit, forse c'è in Veneto, che si chiama Veneto Responsabile. Lì è un'iniziativa iniziata qualche anno fa, proprio con un approccio più territoriale, cioè sulla regione come possiamo proporre la responsabilità sociale territoriale. È nata un'associazione costituita da pezzi del mondo delle imprese, Camere di Commercio, l'associazione di categoria, Confindustria, CNA, l'APAM, adesso non mi ricordo più le varie sigle, e anche il mondo no profit, il forum terzo settore del Veneto, con dentro tutto, insomma, le varie anime. Insieme, quindi una grande coalizione, fanno attività di convegni, formazione, però ovviamente più ampli, più diventa complesso gestire, e anzi meno poi la fase più progettuale. Quindi non c'è una ricetta perfetta. In alcuni casi è meglio che parte il pubblico, dove ci sono le condizioni, dove il pubblico ha più forza per farlo, più credibilità. In altri può essere invece del mondo delle imprese, perché il pubblico è disperato. In altri può essere più invece, c'è una forte vivacità dal mondo del terzo settore, e allora lì partono più, può partire da lì l'iniziativa. Qual è la questione? Non è tanto da chi partiamo forse, ma cosa andiamo a proporre, perché se c'è una roba che è interessante dopo, a salire nella partnership, come dire, si fa presto. Nel club delle imprese, quando siamo partiti da noi come soggetto esterno, una microimpresa, abbiamo proposto l'idea progetto di fare un luogo con degli incontri periodici di coprogettazione, l'abbiamo proposto a un comune, a un assessore. Dall'assessore ha detto che mi piace l'idea, andiamo a vedere chi potrebbe starci, che ha i soldi. Siamo andati a bussare alla porta dell'associazione di categoria. Siamo partiti dai giovani di Confindustria, poi dopo dei giovani di CNA e poi dopo del mondo delle cooperative, Lega Coop, Conf Cooperative, in più anche la provincia. Quindi abbiamo fatto il giro per andare a proporre il progetto, e poi dopo abbiamo tirato una riga dicendo chi ci sta ufficialmente, e tutti hanno detto ci sono anche quelli, allora ci stiamo anche noi, perché poi il meccanismo è un po' quello lì, non possiamo essere fuori, no? Dobbiamo esserci. Poi però il target era le imprese, ecco, alle imprese chiediamo di crescere insieme e di fare questo lavoro di laboratorio. Poi bisogna che vi faccia vedere. Una questione, riguardo con il concetto della percezione, in questo caso per esempio, tu hai detto che dal momento della coprogettazione fino alla realizzazione del progetto
passa del tempo, non è una cosa facile, sì, ovviamente. Come si cura in quel caso la comunicazione di quello che si sta facendo per non deludere le aspettative di chi sta all'interno del progetto? Come si fa a non deludere? Per non deludere bisogna essere chiari fin dall'inizio, di dire qual è l'obiettivo da raggiungere e anche le condizioni. Per questo club, a questo punto centro dentro, così risolviamo, e, abbiamo dato come indicazioni due cose: si parla e si fa soprattutto, quindi l'obiettivo è di fare almeno un progetto da parte di ogni impresa all'anno. Scelgono loro l'argomento di responsabilità sociale, ambiente, dipendenti, welfare aziendale, partnership col territorio, bilanci, scelgono loro e di pagare una quota per fare queste attività. Quindi lì, insomma, molto chiaro, se vieni devi lavorare e se vieni anche tu contribuisci alle spese, come in un condominio, cioè vuoi il riscaldamento, vuoi l'acqua, vuoi il giardino pulito, no, che viene Babbo Natale, cioè paghi. Questo può essere probabilmente a molte imprese dico, ma come, in un periodo di crisi chiedete pure soldi alle imprese? Vabbè, li dai, informazione, formazione, li fai lavorare assieme, li fai fare rete, li fai fare progettualità a dei costi molto bassi perché facciamo pagare delle quote in base al numero dei dipendenti. Quindi per le piccole era una quota, le medie un'altra quota, le grandi più grosse. Adesso vi fa... Esatto, sì. Vi faccio vedere a questo punto il tutto, partendo dalla parte finale, per così ricostruire un po' tutto come è nato, il perché, tutta quella roba che vi dicevo prima. Allora, il 2013, questo qua. Non si sente il volume? No, qua mi dice Pet. Si sono confrontate durante i 7 incontri. Allora, scusate, torniamo indietro. Il club Imprese Modenesi per la responsabilità sociale d'impresa, giunto al 5º anno di attività, è un laboratorio di imprese in rete che collaborano per coprogettare interventi di sviluppo e innovazione sociale e ambientale. 40 imprese di vari settori e dimensioni si sono confrontate durante i 7 incontri ospitati a rotazione dalle aziende. Oltre 400 presenze tra amministratori delegati, responsabili risorse umane, qualità sicurezza, ambiente, ricerca e sviluppo, comunicazione. In ogni incontro di lavoro le imprese hanno lavorato su diversi ambiti di applicazione di RSI: imprese e cultura, green economy, welfare aziendale, welfare territoriale, finanza responsabile, crisis management, valorizzazione del management al femminile. Nei laboratori sono stati coinvolti ospiti esterni, 16 esperti che hanno portato testimonianze intersettoriali su pratiche di RSI dal mondo della ricerca, dall'università, da altre reti di imprese, dalle istituzioni, dal mondo del volontariato, da fondazioni e infine da imprese di grandi dimensioni. Come attività di networking e promozione esterna, il club ha presentato le esperienze dei progetti modenesi in 10 eventi su scala nazionale e regionale. È stata organizzata una visita formativa a Schio, Vicenza, ospiti del Festival Imprese e Territorio. Nel 2013 le 40 imprese aderenti hanno promosso complessivamente 50 progetti di responsabilità sociale d'impresa, di cui 33 in forma individuale
e 17 progetti in partnership nei seguenti diversi ambiti tematici. Progetti con le scuole per l'orientamento professionale, progetti con la comunità e il territorio, portfolio di servizi di welfare aziendale e conciliazione, gestione ambientale negli uffici e gruppo di acquisto per il risparmio energetico, digitalizzazione di documenti amministrativi cartacei e piantumazione di alberi, misura delle ricadute di impegni di RSI con nuovi indicatori, indagine sull'inserimento al lavoro di disabili, indagine sulle aspettative e contributi dei dipendenti per la RSI, campagna di contrasto alla violenza sulle donne, campagna di prevenzione rischi alla salute dei bambini dai 0 ai 3 anni, campagna di prevenzione dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Il Club RSI, dopo 5 anni di attività, ha conseguito diversi risultati. 84 imprese diverse in 5 anni. 1.600 presenze di impresa complessive ai laboratori del club. 200 progetti di RSI totali, di cui 126 delle singole imprese, 74 in partnership. Questo è il pillole, la sintesi del lavoro dell'ultimo anno e anche di sintesi con quei numeri finali. Avete visto alla fine del colophon, dentro avevamo tutto il mondo, diciamo così, che rappresenta il mondo delle imprese, ossia tutte le sigle. Dov'è? Un attimo. Qui, no, troppo veloce. Allora, intanto in questo sito, ecco qua, mi fermo qui. Nel sito del comune trovate per ogni anno i video e anche i bilanci, cioè ogni anno cosa facevamo? Rendicontavamo con un documento i vari progetti usciti e anche una valutazione del lavoro fatto, in più anche dei video e anche dei sottoprogetti che uscivano fuori. No, volevo farvi vedere questo come, a proposito di responsabilità sociale allargata, no? Il tema è responsabilità sociale d'impresa, cioè come riusciamo a coinvolgere imprese molto diverse che cercano di fare un passo avanti in un'ottica di maggiore sostenibilità e innovazione sociale, ambientale, relazionale, quello che volete, con una, diciamo così, coalizione composta da un ente pubblico, in questo caso il comune capoluogo, però con tutte le come partner, diciamo così, di rappresentanza, mondo grandi imprese, medie, piccole, cioè il commercio, e anche il mondo cooperativo, grandi cooperative e più piccoline. In più, vabbè, il patrocinio della regione, ma qua è stato più di facciata. E dentro abbiamo imprese che sono anche molto diverse. Ora, beh, si vedono i loghi piccolini, però da la multinazionale come Tetra Pak, che qua ha, non so, colossi della grande distribuzione come COP, cooperative sociali di vario tipo, BA, però anche, non so, società di servizi di consulenza, una multi-utility molto, molto grossa, anzi quotata in borsa, ha anche però aziende di piccole aziende di consulenza, una start-up dell'università, a settori anche molto diversi. Adesso vi faccio vedere dei dati anche sulla composizione. Quindi un mondo veramente variegato, che non è facile, perché un conto è lavorare con solo delle grandi imprese che hanno già una certa cultura, da un punto di vista organizzativo, usano lo stesso linguaggio, altra cosa quando hai
piccola grande cooperativa, la multinazionale con il piccolino, cioè abbiamo anche un negozio, un'ottica, c'è cioè uno che vende occhiali. Allora uno potrebbe dirvi, ma cosa c'entra questo con il responsabile risorse umane di Tetra Pak? Tra l'altro Tetra Pak hanno vinto proprio la sede di Modena il premio Great Place to Work, cioè il miglior posto dove lavorare a livello europeo. Fanno tantissime cose, anzi è quasi imbarazzante quante cose fanno. Poi uno potrebbe dire, vabbè è facile, sono svedesi, un'altra cultura, hanno soldi, è vero. Però lo staff che c'è dietro per fare tutta una serie di cose che fanno non è composto da 30 persone, due persone. Allora è una questione anche di usare meglio le risorse, di avere le idee chiare e di puntarci in maniera convinta. Ecco, questa è un po' anche un'altra delle piccole, piccole ricette. Allora, prego, prego. No, la domanda è, già da prima quando stavi spiegando un po' tutto il lavoro rispetto ai soggetti, in un certo senso quello che fate voi è come, cioè voi vi siete costruiti come una sorta di identità super partes che fa da ponte tra i vari soggetti che poi eventualmente possono entrare, cioè voi fate da collante in un certo senso e anche da mediazione tra ad esempio la pubblica amministrazione, le imprese, il no pro, cioè, voi vi siete costruiti su un punto del genere per poter poi, per non avere anche quella cultura del non mi fido, chissà che cosa accade da una parte e dall'altra? Sì, diciamo che di mestiere facciamo i facilitatori, ecco, all'inglese diciamo stakeholder engagement, cioè di coinvolgere portatori di interessi diversi e farli lavorare assieme. Questo è un po' come servizi che noi vendiamo, perché ovviamente qualcuno di voi potrebbe farmi la domanda, ma voi che c'entrate dietro questa storia? Ecco, noi abbiamo, ci siamo creati questo mestiere di prima andare a fare un'indagine per conoscere, e quella ce la siamo autofinanziata noi, cercando un partner che è il comune di Modena, in questo caso avevamo un contatto con un assessore, vediamo se trovo, così vi faccio vedere passaggio per passaggio come ci siamo arrivati. Indagine RSI comune di Modena, vediamo se lo trovo subito. No. Sì, sì, certo. No. Per non riprenderle successivamente. Allora, innanzitutto l'ambito che vi siete dati, che è comunale o no, provinciale, hai detto, no? Cioè comunale nel senso che il comune di Modena, però di fatto le imprese sono di vari territori. Della provincia? Sì. E sono insediate sulla provincia o semplicemente... Provincia. Ok. Quest'ambito... È un ambito che avete scelto o è stato casuale? Nel senso, immagino che lavorare a livello comunale, provinciale o regionale ha non so, obiettivi differenti, metodologie differenti, processi differenti che vengono attivati. Quindi questa è la prima domanda. Cioè se è stata una scelta o se è stato casuale. E perché se è stata una scelta, perché si è scelto l'ambito provinciale? Poi per quanto riguarda i tempi di pre-progettazione di un lavoro del genere, cioè tutti i collegamenti con gli stakeholder, i coinvolgimenti da Lega Coop a Confesercenti, immagino che siano durati tanto e non so quanto, e soprattutto qual è stata la leva che poi li ha fatti smuovere, cioè qual è stata la proposta a cui non hanno potuto dire di no. Qual è, se è valutabile, se c'è stato il ritorno delle aziende, se è stato valutato in 5 anni, se c'è stato un ritorno di immagine, un aumento di produzione, non lo so, immagino che a seconda dei progetti che sono stati portati poi avanti, se è welfare aziendale, immagino che ci sia stato un risultato, però in generale se sono stati valutati questi risultati. E basta. Poi il questionario. Perché effettivamente poi in realtà dopo ce ne saranno altre di domande, okay. Però per adesso ci fermiamo qua. Giusto perché ci abbiamo 30 minuti anche prima di chiudere, quindi non, sì, sì. Già ti abbiamo interrotto più volte, non voglio frammentare tutto l'intervento.
Allora, comincio a rispondere. Allora, intanto, provinciale o regionale o locale, farlo solo sul comune di Modena era troppo poco. Farlo su area vasta regionale era troppo grande, quindi abbiamo detto la provincia è già più che ambizioso. Detto questo, però, siamo partiti da un ente pubblico, il comune capoluogo, quindi al comune di Modena. E da chi siamo andati? Siamo andati dall'assessorato alle attività produttive. Però prima di andarci con la proposta di laboratorio di imprese, siamo andati 2 anni prima proponendo di fare un'indagine conoscitiva sul territorio. Abbiamo detto, tutti parlano del RSI, tanti convegni fate a moda, andiamo a vedere davvero chi sta facendo cosa. Siete interessati a sponsorizzare una mappatura indagine su un campione di imprese? Noi ci mettiamo, noi dico come Focus Lab, microimprese, ci mettiamo metà dei soldi come tempo dedicato e voi ci date un contributo per realizzarla. Poi alla fine presentiamo i risultati con un focus group e un convegno e un rapporto come prodotti. Siamo andati quindi al comune, lui ci ha detto, vabbè, dai, un po' di soldini li troviamo per fare questa indagine. Abbiamo coinvolto, siamo partiti da un indiriziario di un centinaio di imprese, un campione un po' stratificato, rappresentativo, piccole, medie, grandi, servizi, manifatturiero. Abbiamo distribuito questo questionario abbastanza semplice e nel giro di 2 mesi abbiamo raccolto i dati e li abbiamo presentati in un focus group, con una decina di queste imprese coinvolte. No, no, solo le imprese. Il comune ha dato i soldini, poi non è che abbia fatto molto. Cioè, ha ospitato, ha messo la sede, esatto. Ora, durante questi incontri, i risultati cosa dicevano? Che c'era poca conoscenza degli strumenti di RSI, delle aree di applicazione, chi pensava solo il lavoro, chi solo l'ambiente, chi solo filantropia, dare dei soldi ai bisognosi. Invece abbiamo visto che andando a chiedere dentro alle singole aree, ambiente, lavoro, rapporti col territorio, che molti di loro facevano già delle cose, però non le chiamavano così. Quindi alla domanda è a conoscenza di approcci di responsabilità sociale, del significato, dei documenti? No, in parte o no. Poi alla domanda avete fatto negli ultimi anni una delle seguenti iniziative? Flessibilità banca ore verso i dipendenti, part-time, partenariati con le scuole, collaborazione con il mondo associativo, che ne so, l'orto aziendale, l'asilo. E lì ti rispondevano di sì. Quindi non conosco il concetto, l'argomento, la direttiva, il documento delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o il piano nazionale sull'RSI, però faccio. E sono uscite fuori molte cose. Noi l'abbiamo chiamata responsabilità sociale inconscia. La faccio ma non la comunico. Cioè la faccio ma non la conosco. Invece molto spesso ne parlo tanto ma non la faccio, specialmente i grandi gruppi. Allora abbiamo detto, questo patrimonio che c'è, di che robe che fate, bisogna che la chiamate responsabilità sociale d'impresa, perché già, voi state già mettendo in pratica quello che l'Unione Europea sollecita di fare. Che vuol dire nuova cultura d'impresa, un fattore distintivo anche da un punto di vista commerciale. Allora, durante il focus group alcuni hanno detto, ah, bene, la facevamo, la facciamo, ma non sapevamo di farla. Adesso che so che sto facendo le cose giuste, beh, provo a metterle in fila. E noi gli abbiamo proposto di organizzare dei momenti durante l'anno per far conoscere meglio queste loro esperienze. Un conto è clicchi metti una crocetta sulla voce, sì, faccio l'asilo aziendale, sì, faccio dei voucher per i miei dipendenti, per servizi di conciliazione vita lavoro. Altra cosa invece è incontri con dei pomeriggi dove tu hai 10 minuti per raccontare ad altri, ecco, noi abbiamo fatto questa iniziativa, questi sono stati i risultati, questi vantaggi, questi consigli che vi diamo, come piccola impresa, la grande impresa dice, ecco, noi questa roba qui siamo arrivati alla decima edizione di un bilancio sociale, per chi lo volesse fare, prendete spunto da noi, evitate di perdere tempo su questo, fate quest'altro. Quindi,
abbiamo cercato di creare il contesto, il percorso per permettere informazione, consultazione, in più coprogettazione. E da lì una delle condizioni del club, quando l'abbiamo proposto, cioè dopo l'indagine siamo andati dall'assessore dicendo: siccome emerge che nel tuo comune e anche in altri comuni vicini, molte imprese, piccole e grandi, fanno già delle cose, ma non la chiamano così. Quindi cosa c'è? C'è bisogno di informare, farli lavorare assieme e fare un passo in più, farli fare dei nuovi progetti. Ti va bene l'idea, la proposta di un club, di una rete, perché poi un po' abbiamo ragionato, lo chiamiamo forum, no, ce ne sono già troppi, lo chiamiamo rete, ci sembrava a quel tempo un po' troppo di moda. Club non è che convincesse perché sembra una roba di elite. Poi alla fine abbiamo detto, vabbè dai, chiamiamolo intanto club, è un gruppo di imprese. E abbiamo, dopo con questa ipotesi di progetto e percorso, siamo andati, abbiamo preso appuntamento con le associazioni di categoria. Non ci abbiamo messo molto, poi in un mese avevamo sentito tutti. Ci hanno detto sì, ci interessa, e con il comune è stato fatto un protocollo d'intesa. Il comune insieme a COP, Confindustria, CNA, le varie associazioni aderiscono all'iniziativa di promuovere il club che svolgerà le sue attività con un programma annuale. Bene, lì è già, era stata costruita il partenariato pubblico-privato come associazioni di rappresentanza. Dopo ovviamente c'era la parte più operativa, quindi di proprio dare vita al club. E lì dopo le imprese siamo partiti da quelle che avevano risposto all'indagine e che ci hanno detto noi facciamo delle cose, quindi siamo partiti in 20 e poi negli anni siamo cresciuti. E qua ci sono i dati, cioè dopo qui abbiamo cominciato a presentare, ora questa è la presentazione del quinto anno, però questa è una foto di uno degli incontri, perché abbiamo deciso di e ogni anno, ma fin dall'inizio gli obiettivi erano questi: creare una rete di imprese che vogliono fare qualcosa di nuovo, passare dalla teoria alle pratiche e favorire degli incontri, di scambi e di esperienze. Quindi ecco il tema partecipazione, qua c'è tutto. E poi ecco, provare a fare delle cose anche se si è diversi, grandi, piccoli, cooperative, imprese, chi avevamo da un'acciaieria all'ottico che vende gli occhiali, quindi provate a immaginare che mondi completamente diversi, esigenze, storie, relazioni. E poi di lavorare in un modo un po' informale e anche creativo, una sorta di co-working tra le imprese. Ecco, questo è, anzi, non ci ho mai pensato, co-working tra le imprese. Co-working tra le imprese, no, è vero, perché ora non un posto stabile, un open space, però quei pomeriggi, quei 7-8 pomeriggi all'anno che abbiamo fatto, a casa di tutti, perché abbiamo fatto anche una sorta di tour, giravamo, non stavamo dentro al comune, al palazzo, con gli stucchi, ma giravamo sul territorio, chiedevamo quindi ad inizio anno quali imprese vogliono ospitare un incontro. E molte imprese hanno detto sì, ok, volentieri, ed è stato anche quello molto formativo, perché quando vai a fare una visita chi ti ospita è come se vai a casa sua, ci tieni a fare vedere le cose più belle che hai, fai vedere la stanza migliore, ora lì nelle aziende fai vedere la showroom, il laboratorio, il processo produttivo, puoi far vedere l'area. Chi ha l'asilo ha fatto vedere l'asilo, chi ha la biblioteca in azienda fa vedere la biblioteca, chi ha la palestra, siamo andati in un posto dove c'era pure la palestra, la Tetra Pak ad esempio ha la sauna, insomma chi ha la mensa biologica con i prodotti biologici, quindi ognuno orgoglioso di far vedere. In più giri per l'azienda, quindi anche da imprenditore, che magari fai da una vita o solo un prodotto, fai una piastrella ceramica, perché lì da noi c'è il distretto industriale di Sassuolo della piastrella. C'è molti imprenditori che non erano mai andati a vedere un'acciaieria e siamo andati a vedere in un'acciaieria la fase di fusione, c'è proprio come nei film Charlie Chaplin con il grande secchio del fuoco infernale. E quindi mondi completamente diversi, sempre di imprese. Allora qui lì è molto formativo, quindi dici, però nel mio territorio, nell'economia modenese, ci sono anche imprese che fanno ancora queste robe, e vedi che dietro quel fuoco ci sono dei lingotti di acciaio speciale che magari servono per la turbina
che ne so, di una pala eolica che magari in Norvegia ed è fatta invece lì in quell'azienda. Per cui, ecco, vedi, impari come l'economia si sta muovendo e poi dopo la visita ci sono i gruppi di lavoro. E lì, ecco, sono tavoli come questi, dove c'è il momento plenario, il momento di gruppi di lavoro, e si parte da cose diverse, diverse sensibilità sul tema. C'è chi viene molto preparato, c'è chi viene che non è, cioè non che non gliene frega niente se no non viene, però che è curioso, che dice, ecco, io sono all'inizio, abbiamo sentito dire questa roba, vogliamo saperne un po' di più. Quindi c'è chi viene, ecco, con aspettative anche diverse. E anche diversi approcci. Per una cooperativa fare responsabilità sociale è più facile, è già una parte integrante della propria missione, no? L'inserimento, soggetti deboli, l'inclusione sociale, quindi è già responsabilità sociale territoriale, ma anche di impresa sociale. E poi anche diversi bisogni, anche diversi strumenti. C'è chi ha già tutte le certificazioni, chi invece dice io la certificazione non mi servono, non me lo chiede il mercato, perché dovrei farlo? Quei soldi lì li uso per fare invece magari altri progetti e collaborazioni. Quindi queste sono le persone che negli anni hanno, quasi l'anno precedente, hanno collaborato. Quindi si gira, sono imprese, vedete qui, queste nell'ultimo anno erano più le grandi, medie e piccoline, insomma grosso modo circa uguale. Quindi diciamo preponderanti le grandi imprese, però anche medie e piccole, che dimostra che non è solo una questione per le grandi imprese che hanno soldi, ma anche per chi, vuol dire, il negozio di occhiali non è una multinazionale, no? Poi i settori, la gran parte dei servizi, però anche il metalmeccanico, il ceramico, il commercio, la grande distribuzione, due banche anche, e anche il settore alimentare. Queste sono le imprese che hanno partecipato, quindi mondi veramente diverse, nuove imprese ogni anno che vengono, ad esempio una che fa energie rinnovabili, un'altra che fa invece cose chimiche, per dire Manutencoop è un colosso delle pulizie negli uffici di aziende enti pubblici, Wellbe Lab è una start-up dell'università, Franco Cosimo Panini sono quelli che fanno la pimpa, i fumetti, i libri per ragazzi. E, o i libri storici, la Lumaca è una cooperativa invece che fa servizi di educazione ambientale. Quindi vedete, mondi veramente molto, molto diversi. E noi cosa facciamo? Noi organizziamo ogni incontro, la scaletta di lavoro, chiamiamo degli ospiti che vengono a parlare, ogni incontro ha un tema diverso e per ogni incontro cerchiamo, ecco, questi sono un po' i passaggi chiave del lavoro. Di solito il primo incontro è uno scambio di pratiche, cioè ognuno racconta quello che sta facendo, nessuno da pagelle, cioè è proprio, ecco, noi piccolini, io nel mio negozio di occhiali pago il biglietto del minibus per venire in centro storico, purché si chiama parcheggi fuori dal centro in modo da avere meno macchine e quindi do un contributo all'ambiente. Magari la grande impresa dice che noi abbiamo appena ottenuto la certificazione S8000 per la filiera fornitore, un altro dice noi abbiamo fatto il decimo bilancio sociale, quindi cose molto diverse, però è tutto questo capitale, strumenti, prodotti che possono essere condivisi. Ci sono imprese che quando sono venute il primo anno non sapevano neanche cos'era un bilancio di sostenibilità o bilancio sociale, poi vedendo uno che l'ha fatto ha guardato, ha copiato, ha preso spunto, se l'è fatto alla sua maniera, adesso è già la quinta edizione, cioè ha preso spunto da altri, ecco, un po' un approccio peer to peer alla PA. In quei pomeriggi lì, che uno sia una grande impresa con 3.000 dipendenti o 5 dipendenti, in quei pomeriggi degli incontri sono lì tutti uguali, quindi il boss della Tetra Pak dialoga da udienza anche al piccolo imprenditore,
cosa che invece di solito frequentano tavoli, incontri, luoghi, contesti molto diversi. Quindi di solito si inizia verso marzo, si fanno tre incontri prima, nel primo semestre e altri tre o quattro incontri nel secondo semestre dell'anno. Nel primo incontro si parte da presentare il percorso di lavoro, lo scambio di pratiche. Il secondo incontro invece è più cerco offro progetti partner. Quindi c'è una sessione dove ognuno dice: ecco, io quest'anno vorrei portare avanti un progetto sul tema benessere dei dipendenti o conciliazione vita-lavoro. Lo scrive azienda Pinco, proposta di collaborazione sul progetto. Un altro dice: ecco, io quest'anno voglio fare un progetto invece sull'efficientamento energetico e cerco un partner. Ognuno elenca tutte le cose che vorrebbe fare e elenca anche quello che può offrire come competenze. Tra tutti quelli che offrono la stessa roba e tutti quelli che cercano lo stesso tema diventano dei gruppi di lavoro. Se io e te vogliamo mangiare il gelato alla crema, andiamo in un posto dove fanno il gelato alla crema e ce lo facciamo fare magari ancora più speciale. Ecco, da lì nascono i gruppi di lavoro che incontro dopo incontro hanno l'obiettivo di raccontarsi come fanno a casa loro, ma poi di costruire un progetto che si sviluppa non in quel pomeriggio ma in tanti incontri per arrivare alla fine dell'anno con il loro progetto. E i vari tavoli di lavoro alla fine hanno vari progetti e viene fatto un evento pubblico dove si fa un bilancio di tutto quello che è uscito fuori. Tutto questo parte da una base abbastanza comune fra tutti, no? Fra tutte le persone con cui dialoghi. Vengo in mente un po' il discorso che facevamo un po' prima, cioè tutti quanti hanno i loro lavoratori sistemati che rispettano la legge, tutti quanti sono in una situazione, cioè c'è un minimo comune denominatore fra tutti gli attori coinvolti? No. Non tutti. Non è che in questo club di imprese per la responsabilità sociale tutte le imprese, piccole o grandi, cooperative, piccole e grandi, siano perfetti. Cioè anche loro hanno dei loro problemi, a volte con i sindacati, altre volte sugli aspetti ambientali. Diciamo però che sono imprese che comunque enormi problemi non li hanno e quindi colgono l'occasione di questo laboratorio per farsi conoscere, per apprendere e anche per diciamo così, creare anche lì delle collaborazioni. Oppure per trovare delle soluzioni a dei loro problemi. Quindi non tutti partono, diciamo così, alla pari, tutti bravi, perfetti, eccetera. Anzi, cioè, sono imprese in questi 5 anni, sono entrate, dicendo che noi abbiamo un problema sul fronte dei dipendenti, a volte non c'è questo grande clima di lavoro e quindi lì hanno imparato durante il club che ci sono altre imprese che hanno fatto delle indagini sul clima di lavoro. Si sono fatti prestare il questionario, si sono fatti raccontare come hanno fatto e dopo loro l'hanno applicato a casa loro. E quindi è un po' uno scambio e anche una crescita di competenze, anche di trovare delle soluzioni. Quindi arrivano con la stessa motivazione, ma con storie diverse e profili diversi e crescono in corso d'opera. Poi c'è chi usa meglio le informazioni o questi incontri, chi viene a tutti gli incontri con 4 persone, chi viene a un incontro su 3, oppure una volta viene una persona, altre volte viene un'altra, per cui c'è questo continuo ricambio. Quindi, come dire, è un processo, è dinamico, è molto variabile. Quindi ci sono anche delle attività, ecco, questo è il calendario, vedete, proprio reale che abbiamo fatto. Cioè si va a casa di vari soggetti, quindi si gira sul territorio e ogni incontro, cioè circa un incontro al mese, vedete, il primo siamo andati in una casa editrice e fumetti, il secondo incontro siamo andati in un'associazione di categorie, CNA,
terzo incontro siamo andati a fare una gita, proprio una gita scolastica, solo che invece dei bambini, gli imprenditori. E siamo andati in Pullman, a Schio, a Vicenza, dove c'è il festival dell'impresa e territorio. Poi siamo andati in un'impresa del metalmeccanico. Poi il quinto incontro siamo andati in un'acciaieria in montagna, nell'Appennino modenese. Poi siamo andati a Modena, nella sede di una multinazionale, e poi siamo andati in un distretto della ceramica industriale, quindi un'azienda che fa ceramica. E poi abbiamo finito con un incontro in comune. Una domanda proprio strutturale. Voi prima hai detto che le imprese possono entrare, voi avete individuato delle imprese inizialmente con l'indagine che avete fatto, no? Adesso sono 5 anni. Voi sì. Prima di tutto siete una società, come sì. E ogni anno è come se si aprisse una progettualità, un processo che dura, diciamo, un anno intero rispetto a quelle imprese che ogni volta entrano, giusto? Sì, sì. E ogni anno possono entrarne delle nuove oppure rimanere le stesse. Sì, esatto. Ogni anno si riparte un po' da zero. Okay. Cioè ci sono nuove adesioni, continuano chi vuole continuare, ci sono imprese che sono iscritte il primo anno, hanno continuato sempre, altre che si sono iscritte non so, dal terzo anno, altre che magari sono iscritte dal secondo anno, il quarto anno sono andate via. Per vari motivi, chi non aveva tempo, chi certo. Diceva no, è troppo impegnativo, chi comunque dice... Comunque il percorso inizia ed è possibile iniziare esatto, anche a digiuno, diciamo, di tutto quanto, nel senso che, come hai detto prima, io posso non sapere niente, posso essere interessato, però se inizio non è detto che debba avere degli elementi per... posso venire senza sapere nulla. Sì, sì, certo. L'altra domanda è... Voi, il vostro lavoro, come ve lo pagate? Nel senso, c'è una quota? È una domanda che dice, perché nel terzo settore soprattutto non si parla mai di come uno lavora. Sì, si sembra sempre che... Allora, denaro sporco. No, denaro sporco. No, perché uno sembra che lo faccia per filantropia o per... Sì, sì. No, però il lavoro, cioè c'è una quota associativa, c'è un contributo, un cofinanziamento della provincia, del comune. Come funziona? Allora. Come ci si muove in questo... Sì, sì, sì. Allora, è giustamente la domanda, perché ci sarei arrivato per dire tutto questo lavoro qua, ovviamente non è a gratis. Esatto, cioè tra progettare il programma dell'anno, contattare le singole imprese per chiedere chi vuole ospitare, individuare i relatori e le testimonianze esterne, a volte magari dell'Università di Milano, un'altra volta magari invece è un rappresentante, che ne so, di una giovane startup di Trento, un'altra volta che ne so, un sindacalista, a volte l'INAIL a livello regionale, quindi comunque sono contatti informali per testare l'interesse a venire, trovare la data giusta, poi dopo definito questo, chi viene a gratis, chi invece vuol farsi pagare, e quindi quanto, poi c'è la parte organizzativa di contenuto, cioè ogni incontro ha un argomento. In ognuno degli incontri, poi faccio più nel dettaglio, qui è la fase del processo, quindi primo incontro scambio di pratiche, dove siamo, cosa stiamo facendo, il secondo incontro è cerco offro, competenze e progetti, si riesce non sempre a fare il matching, da lì nascono vari gruppi di lavoro e ogni gruppo di lavoro per il resto dell'anno sviluppa quel progetto. Loro sanno che come compitino finale a dicembre pubblicamente bisogna presentare il lavoro fatto. Quindi è una questione anche di visibilità, di marketing, eccetera. Allora, per tutto questo lavoro qui c'è qualcuno dietro che organizza il percorso, facilita gli incontri, trova i relatori, fa i report, incontro dopo incontro, cioè sono dei documenti, i video alla fine dell'anno, allora, tutto questo lavoro è un po' di progettazione, coordinamento tecnico, scouting di buone pratiche, accordi con i relatori, preparazione dei rapporti periodici,
e poi il rapporto finale, video finale, cioè il bilancio finale, ecco, vedete, questo è il lavoro. Ora noi, cioè, come microimpresa, e ovviamente non lo facciamo a gratis, teniamo famiglia e pure i dipendenti, quindi come funziona? Funziona che anche qui c'è una copartecipazione, il comune ci mette una quota, le imprese ci mettono una quota, da queste quote ci sono i soldi per il sito web, fare il video, stampare i report, i pasticcini all'incontro finale, il catering, e poi c'è anche i soldi per pagare questo lavoro di facilitazione, progettazione e coordinamento tecnico. Quindi noi siamo pagati con i soldi delle imprese. E le imprese, perché ovviamente faranno i loro calcoli, ma quanto ci chiedono e quanto ci danno in cambio? E molti sono resi conto che sette incontri, occasioni di farsi conoscere, fare pubblicità a gratis, trovano degli esperti che li vengono a raccontare, quando mai riuscirebbero ad averli? Girano dentro le aziende, quando mai li capita? Hanno dei documenti dopo ogni incontro, quindi possono imparare, prendere spunto, aggiungere, declinare al loro contesto, e quindi portano a casa più informazione, più formazione, più competenze, nuove relazioni e in più pubblicità. Cioè hanno almeno 5-6 vantaggi su vari argomenti e temi. Quindi la cifra che pagano è veramente irrisoria. Cioè un loro dipendente lo mandano a fare un corso a Milano, gli costa molto di più di quello che spendono all'anno, perché le quote, poi ci sono i materiali, trovate sul sito, erano tipo 250 euro le piccole imprese, 400 le medie e 900 euro le grandi per 8 incontri. Li dividi per 8 incontri, cioè quasi nulla rispetto a quello che portano a casa, e possono venire in più dipendenti a, sì, a ragionare questi temi: inserimento, disabilità, giusta diversità, welfare aziendale, green management, progetti con il mondo no profit, la rendicontazione, cioè i bilanci, e gli strumenti di gestione, progetti con le scuole, la sicurezza e salute. Ecco, nel pomeriggio vi faccio vedere dei singoli progettini, vedrete cose molto interessanti, nuove, altre cose insomma che si fanno dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, però messe in un contenitore, questo che fa la differenza. Quel video che avete visto prima dice 200 progetti in 5 anni singoli, che magari alcune imprese l'avrebbero fatti comunque al di là del club. Il fatto di partecipare a quel club e sanno che devono fare una volta all'anno almeno un progetto in partnership, le ha obbligate a stare sul pezzo, a dare continuità. E altri invece che non avrebbero mai fatto niente da solo, il fatto di andare in un posto 8 pomeriggi, 7 pomeriggi, che l'ottavo è quello finale, tipo convegno, e li ha stimolati a fare delle cose. E se tu fai una roba che da solo dici no, troppo impegnativo, mi manca questo pezzo di conoscenza, questa competenza, se hai un altro dice guarda che noi questa roba qua l'abbiamo fatta, e ti dà consigli, e quindi è consulenza tra di loro. Cioè però noi consulenti abbiamo aiutato a costruire il percorso, a farli lavorare assieme e progetti, e dall'altra parte loro si fanno consulenza reciproca tra imprese diverse. Non è capita sempre questo, eh? Anzi, di solito è io me lo tengo stretto, il mio segreto, non te lo dico, no? Capito? E quindi l'approccio di rete lì è uscito, ma non reti tipo contratti di rete di tipo commerciale, ma più contratti, più reti informali di tipo di promozione culturale, che però può essere spesa da un punto di vista commerciale. Poi ognuno di loro se l'è spesa bene, perché alcune imprese hanno vinto dei premi per il loro bilancio, chi per l'asilo aziendale, chi per l'inserimento dei disabili. Il club ha vinto per 3 volte di seguito, non ha vinto ma è arrivato finalista a questo premio nazionale di Sodalitas Award, e che è un po' il premio nazionale sulle buone pratiche di responsabilità. Quindi ecco, 8 incontri, ogni incontro ha un'agenda, un argomento. Quindi provate a immaginare come andare un po', come se fosse un mini master. Cioè ho tante lezioni su almeno 9 argomenti, che anzi sono poi di più, e oltre a portare a casa informazione e formazione su questi argomenti, e non teoria, testimoni, eh? Cioè
chiamiamo ogni volta un esperto di, che ne so, educazione alla finanza responsabile, un esperto di rete, un esperto di sistemi di gestione ambientale. Qui avevamo addirittura chiamato uno un esperto di resilienza, come gestire, prevenire e sopravvivere a delle emergenze climatiche o altro, terremoti, eccetera, che noi abbiamo avuto il terremoto l'anno scorso. Ecco, sul processo come metodo usiamo diverse modalità, lavoro individuale e di gruppo, l'orientamento al progetto. Quello che chiediamo è questo, continuità, cioè se vieni, vieni sempre, poi ovvio che se stai male, se l'emergenza ci sta, però non puoi, ti scrivi, non ti fai più vedere, no? Testimonianze esterne, quindi in modo da avere anche stimoli da fuori. Ecco, poi il clima informale, proprio da co-working, cioè anche se ho un'impresa, ho 3.000 dipendenti, fatturiamo 50 milioni, beh, quel pomeriggio lì mi metto alla pari dell'artigiano della termoidraulica, abbiamo avuto pure anche questa come esperienza, e parlavano di sicurezza il piccolo artigiano con invece il responsabile della sicurezza della grande impresa. Quindi ecco, l'approccio, vi dicevo, appunto quello alla pari, peer to peer. Io mi occupo di relazioni, di, non so, sicurezza e qualità ambiente nella mia grande impresa del settore metalmeccanico, tu ti occupi di sicurezza e qualità in una piccola azienda agricola, abbiamo esigenze diverse, però la normativa è circa la stessa, le possibili soluzioni sono circa le stesse, però le decliniamo io con un mega stabilimento, tu con un pezzo, su un pezzo di terreno. Allora, però ci sono dei travasi, cioè ognuno può dire a questa roba qui si può applicare anche una piccolina, questa invece no, perché ci vogliono certi staff o tecnologie. Se il matching tra domanda e offerta non funziona, non c'è, si blocca tutto? Ecco, questa è una delle, invece, l'altra faccia della medaglia, nelle reti, nella coprogettazione. Non è detto che ad inizio anno tutti abbiano le idee chiare e che vogliono tutti lavorare insieme a degli altri, perché poi c'è una questione anche di chimica umana, no? E non basta solo l'interesse o la condivisione valoriale, no? Facciamo qualcosa che aiuta noi, il territorio, magari bastasse solo quello. Cioè, poi dopo dire, bene, da dove partiamo, che lo facciamo, chi lo fa, tu per la prossima volta trovi due o tre esempi, la normativa, ora lì vuol dire un po' di lavoro. È già quindi abbastanza impegnativo quando c'è il matching, quando invece non c'è, è lì e dopo la scelta è dell'impresa. Vengo, ascolto, imparo e magari mi chiarisco l'idea nel giro di due o tre incontri, di solito cerchiamo di far così. E in un nuovo percorso che stiamo facendo a Ravenna, quindi un altro laboratorio, lì stiamo cercando di sperimentare un modello un po' evoluto di questo, cioè non solo gruppi di lavoro in partnership, ma un doppio binario. Chi vuole lavorare in partnership lavora in partnership, chi invece non trova il matching va per il suo binario singolo. Però l'importante è che porta avanti un progetto e alla fine dell'anno lo rendi conto. Questa è un po' l'evoluzione che abbiamo pensato per venire un po' incontro. Quindi ecco, queste sono un po' le condizioni. Si gira, il clima bisogna che sia il più possibile informale, è un posto anche dove si dà e si prende, cioè non solo vado, copio tutto quello, mi prendo tutti gli appunti, se qualcuno mi chiede, mi fai vedere copia del tuo, non so, codice etico, ma no, devo chiedere la direzione, no, cioè se tu vuoi da me bisogna che anche tu, cioè deve essere un po' la trasparenza. È evidente che difficilmente si fanno dei progetti in partnership tra due aziende dello stesso settore che possono essere concorrenti, qui l'approccio è tra imprese di varie filiere, è il tema, non è il settore. Poi si potrebbe anche lavorare con dei gruppi di lavoro del tipo l'agroalimentare, cioè 5 imprese dell'agroalimentare che provano a vedere come si può fare, non so, servizi di conciliazione vita e lavoro nell'agroalimentare del Brindisino, però lì bisogna che sia una grossa, una media, una piccola, per cui non si pestano i piedi, non è che vuoi prendere due che di solito si fanno concorrenza spietata e li mette a lavorare, non ci vengono. Però il fatto di una filiera, una piccola, media e grande, come un tema trasversalmente può essere applicato. Questo ad esempio è una roba che si potrebbe fare, ancora non lo si fa molto.
E poi ecco, reti anche all'esterno, nella rete di imprese chiamo anche altri soggetti per fare rete anche fuori dalla provincia. Però addirittura c'è, cioè, con discreto loro diceva 8 incontri, ma tra un incontro e l'altro, e prima e dopo, ex ante, ex post, c'è parecchio lavoro dietro. Però insomma, dal mio prospettiva ci siamo inventati, dicevo con lui durante la pausa, che ci siamo conosciuti 10 anni fa, noi eravamo nati come facilitatori per processi partecipati su sostenibilità ambientale, urbanistica, piani sociali di zona, usando le varie tecniche, work cafe, bar camp, scenario workshop, eccetera, con gli anziani, i vecchi, i giovani, a scrivere, a scarabocchiare sui cartelloni. Però sempre nell'ottica, io ho sempre un po' avuto questa flip, un po', forse un po' troppo tedesca, di partecipazione, però ciccia, cioè andiamo sui progetti, cosa che non piace sempre a tutti, eh? Cioè un conto è il brainstorming, bello, si sparano un po' di cose, altra cosa è dire bene, adesso proviamo dai post-it a mettere in fila le robe, chi, quando, come, e lì c'è un'autoselezione, c'è la fuga, rimangono più, è un po' questo, cioè da quello che ho imparato in questi 20 anni di lavoro inventato, perché io ho fatto altre robe, cioè ho fatto un percorso professionale diverso, ma la qualità della partecipazione mal si concilia con la quantità, cioè ci deve stare anche il mega convegno con le folle, la sagra, l'evento ludico popolare dove si mangia, si beve e tutto quanto, però poi ci deve essere il momento dove si progetta, lì non c'è niente da fare, di solito io non ho mai visto, poi correggimi anche tu che lavori su questi temi, tantissima gente che lungo il ciclo di vita arriva fino a dettagliare la progettazione esecutiva, abbastanza raro insomma, no? Però ci devono essere i momenti della quantità, i momenti più un po' più ristretti della qualità, l'importante è che non siano staccati ma che si travasano. Se c'è l'avvenimento, come? Se c'è la piramide, la? Se c'è l'amministrazione. Sì. Ho capito, la piramide, c'è una PA, pubblica amministrazione, sì. Vabbè, sentite, io direi, chiudo con queste tre macrofasi che riassumo, poi dopo andiamo nel dettaglio del progetto. Sì. Sono 500 euro a documento. No, sono tutti documenti comunque pubblici, anzi abbiamo... Sì, abbiamo fatto, ma poi vedo anche su Chiavetta, abbiamo fatto proprio il bilancio dei 5 anni, dove c'è un po' tutto, l'elenco di tutti i progetti, delle imprese, i numeri, abbiamo fatto tutto e l'abbiamo proprio ultimato nelle scorse settimane. Però ecco, un po' nella logica, la filosofia di questo approccio laboratorio è un po' questo, ecco, scambio di pratiche, valutazione e confronto, ideazione, quindi momento creativo, il matching e poi progettazione e rendicontazione, come anche qua il quarto. Quindi se vogliamo un po' tutto ciò che nella cultura e nella batteria dai documenti strategici alle linee guida c'è un po' tutto, no? Obiettivi strategici, rendicontazione, sistema di gestione, approccio del partenariato, applicato, condensato dove? In un territorio. Coinvolgendo chi? Imprese diverse, pubblica amministrazione e anche territorio, a volte la scuola, a volte è l'associazione. Ecco, quindi questo è stato un po' l'elemento di fondo. Proviamo a mettere in pratica sul territorio tutto questo insieme di documenti, di voglia di cambiare il mondo, insomma, coinvolgendo un po' i vari attori. Nel pomeriggio vi dirò anche però i limiti, le condizioni, la fatica che c'è dietro però nel gestire queste robe, dove a volte non è detto che bisogna fare tutto così strutturato, possono essere anche 4 incontri, non è necessario girare a casa di tutti, non è necessario fare un bilancio a fine anno per tutti, non è necessario fare video, cioè si fa in funzione delle risorse. Alcuni laboratori, lì la pubblica amministrazione ha detto no, non chiediamo neanche un centesimo, se no non viene nessuno. Perché li conosciamo, perché forse li hanno abituati troppo bene, cioè alle imprese bisogna sempre dare tutto, favorire tutto, eccetera. Non è così, se un'impresa vede qualcosa di utile, li tira fuori volentieri i soldi.
Se tutto è gratis, lo prende però quasi come una delle tante cose e viene una volta ogni tanto. Ecco, questo abbiamo toccato a Ravenna, cioè chi si iscrive, così c'è il suo nome, poi vengono ogni tanto, all'inizio e alla fine del processo. Se invece metti anche solo 50 euro, insomma, quei 50 euro li vuoi fruttare, no? E quindi ti impegni già di più. Però, ecco, lì è una scelta politica, c'è chi dice no, non facciamo pagare nulla, anzi, negli altri laboratori che vi racconterò, lì è la regione che paga la provincia. La regione ha dato a ogni provincia e Camera di Commercio un piccolo fondo e loro attivano questi laboratori. Quindi ci sono poi anche delle variabili nelle varie realtà. Però è divertente, insomma, ci siamo divertiti. E se l'abbiamo fatto noi in mezzo alla nebbia, lo si può fare anche in altri posti. Allora, chiudiamo qui, anche quelli dello streaming, speriamo di essere stati abbastanza chiari. Andiamo a mangiare, che è il primo...